via Sant'Ippolito per scolpire in piazza la 16ª edizione c'è Filippo Ferri, uno degli scultori e artisti del luogo. Filippo, cosa stai rappresentando quest'anno? Quest'anno sono partito da un tema diverso iniziale. Sono partito dalla rappresentazione delle onde elettromagnetiche. Noi siamo circondati da onde elettromagnetiche, no? Onde radio, così. Però dopo, con una serie di schizzi, di disegni così, ho detto era anche difficile rappresentarle, perché anche nella pietra come fai, no? Dopo mi è venuta l'idea di fare un'onda vista in modo verticalmente, che vista in pianta è tipo una S così, che gira, e ho fatto dei motivi decorativi, sempre dei movimenti così, possono essere onde di qualsiasi tipo, possono essere onde dell'acqua, movimenti, cioè praticamente così. Dopo ho fatto dei fori dove verrà messo posto tipo un'illuminazione di dietro, tipo un LED che andrà a illuminare, uscirà la luce da questi fori. Filippo è di qui di Sant'Ippolito, lui è molto modesto ma è tanti anni che scolpisce, le tue sculture le abbiamo viste anche in altri luoghi, in altri paesi. Sì. Tipo ad esempio? Ad esempio ho fatto allora a maggio dell'anno scorso, ho rappresentato un monumento per i vasai di Vergineto, San Bartolo Vergineto, e posta lì in un spartitraffico, lì l'hanno posizionata lì, e quella lì è un'opera abbastanza di dimensioni abbastanza notevoli, sui 2 metri così, e quella lì è una delle ultime che ho fatto. Dopo ne ho fatte altre, dopo anche lavori più piccoli, no? Più commerciabili, si può dire. Lavori anche per l'estero o solo qui in Italia? Per l'estero poco. Sì, ho qualche lavoro in passato fatto che è andato a finire all'estero, così, sì, qualcosa ho fatto. Io ho visto una tua scultura a Sant'Andrea, mi sembra. Ah, Sant'Andrea l'ho fatta, non mi ricordo l'edizione, era la rappresentazione del Nino, ho fatto il Nino, un po' particolare, l'ho fatto sempre in questa pietra qui, sorridente, un po'... però in grandezza naturale, scala 1-1 mi sembra. Sì, era grandezza naturale, l'ho fatto anche bello cicciottello. Bellissimo poi. Dopo, sì, è stata apprezzata come lavoro, e tutti gli anni vado a questa festa e mi fermo sempre lì a guardarla e vedo... Ma io vedo apprezzata molto dai bambini, ecco, sì, che ci salgono su a carini. I ragazzini che ci salgono sopra, ci giocano, no, mi fa piacere questo, mi fa piacere. Bene, per ora qui quanto ti è rimasto? È quasi finito? Sì, c'è rimasto, io penso, devo finirla entro questa sera, devo finirla perché domani mattina non posso, quindi bisogna che metto subito all'opera. Bene, allora ti lasciamo al lavoro, grazie. Grazie, grazie a voi.